il presidente Nesi della Mantea che oggi ha vinto con il Mirto Crosia per una rete a zero grazie al gol di Gimenez che ha regalato i 3 punti alla Mantea, che però ieri si è fatta sentire anche con un comunicato stampa riguardo all'impianto sportivo, quindi chi meglio del presidente Nesi ci può raccontare lo stato delle cose e la situazione che sta vivendo la squadra appunto della Mantea. Presidente, ben trovato. Bueno, buonasera a tutti. Allora, partiamo da questo campionato, intanto che è un campionato dove vi ha visto comunque fare ottimi risultati, ma dove ci sono anche squadre che stanno macinando punti, tantissimi punti, quindi insomma è complicato rimanere lì ai piani alti. Penso che avete fatto comunque una stagione, state facendo una stagione importante. Sì, sicuramente. Grazie a tutta l'organizzazione, ma soprattutto al nostro direttore Trotta che è riuscito a organizzare un'ottima squadra fatta soprattutto da ragazzi per bene, ragazzi buoni, ragazzi dediti a questo impegno che si sono assunti e quindi i risultati arrivano. Grazie al nostro mister Cipparrone, una bella persona, una grande persona, che lavora con abnegazione a questo nostro progetto di valorizzare i giovani, i ragazzi, i più giovani. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Siamo contenti per i risultati, sicuramente siamo, perché nonostante tutto siamo in una buona posizione, ce la stiamo giocando Sì. e comunque è un po' di amarezza dall'altro lato c'è, perché le strutture, come lei ci insegna, fanno anche la loro parte, no? Certo, Le partite quali in sono casa. le difficoltà che state vivendo in questo momento? Le difficoltà perché noi abbiamo a Mantea una struttura sportiva degna di rispetto, voglio dire, ma ovviamente come tutte le strutture poi nel tempo hanno bisogno di adeguamento sotto l'aspetto amministrativo, magari anche sotto l'aspetto della manutentivo e quindi ecco, eravamo un pochino carenti in queste cose. Solo che i tempi si sono allungati tantissimo per la soluzione di questi problemi che riteniamo, diciamo, di non essere di difficile soluzione, anzi al contrario. E quindi questo un pochino ci ha fatto arrabbiare. Siamo un pochino disperati per questo fatto perché, come potrà capire, dobbiamo tutte le partite, stiamo facendo un campionato fuori casa e Sì. quindi in barba a quelli che sono i nostri obiettivi, anche perché così si nega lo spettacolo ai tifosi, si negano ovviamente sotto l'aspetto poi economico, questo va anche a incidere perché mancato incasso, altre spese, gli sponsor, ovviamente non possiamo neppure, come dire, poterli utilizzare perché onestamente senza stadio è difficile pure È chiaro. avere l'adesione degli Ecco, sponsor. Ecco. ora dove vi state appoggiando in questo momento come struttura? Adesso abbiamo fatto, questa è la seconda partita dall'inizio del campionato che abbiamo fatto in casa, però a porte chiuse, perché in questo momento la tribuna stanno eseguendo questi lavori di manutenzione e quindi siamo in attesa che a breve dovrebbero concludersi, speriamo nel più breve tempo possibile, anche se ormai il campionato è passato, siamo Sì. già a febbraio, si può dire. Restano po poche partite in casa, Però ma chiaramente lei comunque, dice cerchiamo di anticipare i tempi almeno per la prossima stagione per essere no, per la pronti. prossima stagione, noi siccome noi siamo delle persone che ci teniamo, stiamo facendo, abbiamo, come dire, abbiamo intrapreso questo cammino perché sentiamo di dare questo contributo alla nostra città che merita tutto. Amantea, lei come ben sa, ha una storia calcistica, tra l'altro, ha presto festeggiare i suoi 100 anni di storia.
e sì. Non è giusto che una città come Mantea non abbia uno stadio degno di questo, certo. Quindi noi come società ci crediamo, non molliamo, perché noi vogliamo dare il nostro contributo alla città, quindi vogliamo mantenere in piedi, come dire, rispettare, salvaguardare questo valore storico che Mantea possiede. Abbiamo un progetto in mente molto ambizioso, basato sulla formazione dei giovani, un progetto comprensoriale che vedrebbe coinvolto anche i comuni vicini Ore, per partire con un settore giovanile molto forte e quindi poi arrivare a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sì. Questo è quello, e noi ci crediamo, le potenzialità ci sono, ma è ovvio che le istituzioni devono essere vicino a noi. Intanto questa stagione, ecco, 30 punti, siete a 2 punti dalla zona playoff, è vero che c'è pure quest'altro Monte che già a 7 punti, sì, sta andando bene, c'è, insomma, squadre lì in alto che spingono alle spalle della Rossanese, perché è un campionato davvero strepitoso, molto sì. competitivo, anche questo di promozione girone A. Ecco, voi puntate quantomeno ad occupare un posto nei playoff? Questo di sicuro, perché, ripeto, abbiamo dei ragazzi che lavorano veramente con tanto impegno e ci credono, ci crediamo tutti, ma veramente, ma non perché c'è un impegno serio. Poi ovviamente ci sono le squadre adesso davanti a noi che meritano tutta la loro posizione, per l'amor del cielo, sono delle squadre molto forte, voglio dire, però noi sentiamo di potercela fare, onestamente sentiamo di potercela fare, però ripeto, siamo partiti un pochino quest'anno con questa carenza di strutture che ritengo che ci abbia penalizzato, ma nonostante ciò siamo lì, quindi ancora adesso abbiamo cominciato questo girone di ritorno con 2 belle vittorie in casa, anche se oggi eravamo rimaneggiati perché molti dei nostri calciatori erano influenzate, quindi è stata una settimana dura anche sotto l'aspetto degli allenamenti, per cui ci siamo trovati un pochino, è stata una partita un pochino dura, chiaro. Ma comunque abbiamo una bella rosa, abbiamo, ripeto, questi ragazzi che sono impegnatissimi, ci credono tantissimo, ed è un bel gruppo e noi siamo tutti quanti una bella famiglia, veramente una bella famiglia, quindi ci crediamo, siamo molto fiduciosi. Bene, Presidente, la ringraziamo per l'intervento, le auguriamo buona domenica, avremo modo di sentirci in futuro. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie, alla prossima. Nesi, Presidente della Mantea.